Assessore Bevilacqua lascia Forza Italia, aderisce alla Lega. Quali i motivi di questa decisione? Dopo tanta riflessione lascio convintamente Forza Italia, in quanto, come scherzando con gli amici, faccio sempre la solita battuta. È come stare in una famiglia dove la moglie ti tradisce quotidianamente e costantemente e tu, per salvaguardare la famiglia, cerchi di coprirti gli occhi e di tirare avanti, aspettando sempre però quel giorno per confrontarti e per chiarire, per magari partire meglio di prima. Tutto questo, a partire dal coordinatore regionale ma anche con il provinciale, non c'è mai stato. Non c'è stato mai un incontro chiarificatorio, ma soprattutto programmatorio. C'era poco da chiarire, perché Forza Italia sappiamo in che situazione si trova, e soprattutto oggi, in un momento in cui già c'è tanta confusione politica, vediamo Forza Italia, partito di centrodestra, essere sempre di più sulle posizioni strategiche, politiche, operazioni politiche del Partito Democratico. Beh, sinceramente il sottoscritto, con tanti amici che hanno sempre votato Forza Italia, non possono stare più in questo partito. Cosa si aspetta ora dal suo ingresso nella Lega? La Lega ha raggiunto un'ottima percentuale a livello nazionale grazie a Salvini. Ma è anche vero che ha bisogno di radicarsi sul territorio, sia comunale che regionale. Quindi io metterò la mia voglia di fare, che ho sempre dimostrato in Forza Italia, e siccome la Lega ha puntato sulle persone e sulle capacità delle stesse, sicuramente, se siamo validi, faremo anche lunga strada in questo partito.